Questa è la storia del bambino che urlava al lupo. Un bimbo birichino aveva delle pecorelle, pecorelle, seduto sul selciato lui cercava di non dormire, sai, per passare il tempo e divertirsi, 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 urlò al lupo ad alta voce: pecore in fuga, oh no! Aiuto! Al lupo! C'è un lupo che insegue la mia pecora, aiuto! Era uno scherzo, fa ridere, fa ridere, fa ridere, così divertente che la gente uscì e lui rise poi così. Non vediamo il lupo, disse un contadino. Le pecore stan bene, di chi è lo zampino? Era uno scherzetto, niente di che. Non è un crimine, che male c'è? Sembrate tutti così spaventati. Un giorno passò e lui pensò, lui pensò, lui pensò, penso che lo rifarò, così io riderò. E così lui ancora un po' scherzò, lui scherzò, lui scherzò, urlò al lupo, a tutti sai, pecore in fuga, oh no! Aiuto! Al lupo! La mia povera pecora, aiuto! Ma era di nuovo uno scherzo in be, ma perché? Ma perché? La gente poi di nuovo uscì, ma lui non era lì, e gridarono: non vediamo il lupo, dov'è? Le pecore stan bene, di chi è lo zampino? Era uno scherzetto, niente di che. Non è un crimine, che male c'è? Ma il ragazzino rise di nuovo, perché pensava che era stato divertente prendere in giro tutti gli abitanti ancora una volta. Poi un giorno mentre pascolava le pecorelle, vide un lupo e si spaventò. Adesso chiamerò aiuto, pensò. Aiuto, aiuto, al lupo, la mia pecorella, aiuto! Aiuto, aiuto, c'è il lupo qui, il lupo qui, il lupo qui, è la verità, non lo scamperà. La pecorella, aiutate, venite qua! Aiuto, aiuto, c'è un lupo! Veramente, aiuto! I vicini lo sentirono gridar così, gridar così, gridar così. Pensarono fosse uno scherzo, sì. Bevvero un tè e non uscirono da lì. Un giorno poi rientrò in città, in città, in città. Gli abitanti arrivarono là. Lui disse: a tutti voi chiedo carità. Scusate se vi ho mentito, ho finalmente imparato la mia lezione. C'erano una volta tre orsi bruni che vivevano nei boschi scuri. Per far raffreddare la zuppa fecero due passi nel quartiere. La zuppa è troppo calda! Lungo il sentiero attraverso i boschi arrivò una bambina. Non distingueva il bene dal male, si chiamava Riccioli d'Oro. Salve, c'è qualcuno in casa? Nella cucina sopra il tavolo lei vide tre ciotole. Afferrò una sedia e velocemente si arrampicò. Zuppa! Assaggia dalla ciotola di papà. Che schifo, è troppo caldo! Assaggia da quella della mamma. Che schifo, è troppo fredda! Assaggia da quella del bimbo orso. Questo è il sapore perfetto! Afferra!
cucchiaio e velocemente lo mangia in un sol boccone. Guarda quelle comode sedie a dondolo! Si sedette sulla sedia di papà. Questa è troppo dura. Poi provò quella di mamma. Questa è troppo morbida. Si sedette su quella del bimbo. Questa sembra perfetta. E si dondolò fino a romperla ed ebbe molta paura. Au! Guarda quei comodi letti! Si sdraiò sul letto di papà. Questo è troppo duro. Poi provò quello della mamma. Questo è troppo morbido. Si sdraiò su quello del bimbo. Questo sembra perfetto. Si rannicchia sotto le coperte e spegne anche la luce. Buonanotte! Qualcuno ha mangiato dalla mia ciotola, disse papà orso. Qualcuno ha mangiato dalla mia ciotola, disse mamma orso. Qualcuno ha mangiato dalla mia ciotola e non ha lasciato niente per me. Il piccolo orsetto era triste, molto, molto triste. Qualcuno si è seduto sulla mia sedia, disse papà orso. Qualcuno si è seduto sulla mia sedia, disse mamma orso. Qualcuno si è seduto sulla mia sedia e l'ha rotta tutta. Il piccolo orsetto col cuore a pezzi iniziò a piangere. Qualcuno ha dormito nel mio letto, disse papà orso. Qualcuno ha dormito nel mio letto, disse mamma orso. Qualcuno ha dormito nel mio letto ed è ancora lì. Riccioli d'oro si svegliò e vide tre orsi arrabbiati. Non così in fretta, disse papà orso. Faremo meglio a parlare. Sono molto dispiaciuta, disse Riccioli d'oro. Riccioli d'oro e l'orsetto divennero amici. E questo, mio piccolo Dui, è la fine della storia. Grazie mamma. Papà, sei pronto? Jack, la pianta di fagioli magici, quanto mi piace! Ok, Dewey, la leggiamo! Il piccolo Jack e la mamma son senza cibo e così Jack scambiò delle mucche con un uomo per i suoi fagioli. Piantali nel giardino, riceverai una grande sorpresa. E proprio così una pianta da lì crebbe fino al cielo. Sì, lei crescerà ed arriverà a toccare il sole. Una gran magia sarà, mi arrampicherò, sembra divertente. Così Jack sorpassò le foglie e un castello ora c'è. Ma quando ci arrivò, che cosa scoprì? Un gigante, proprio così. Faccia a faccia si scontrò con il gigante che lo voleva mangiare per colazione. No! Paura e fremito! Guarda che c'è qui un bambino, gnam gnam gnam, non scappare via, ti mangerò sì, vieni qui. Il gigante grugni ma lui si libera e lo senti sbraitar. E poni le uova, sciocca gallina, e non dirmi di no.
il gigante punto un'arpa con una triste faccia che suonò una musica che lui ordinò e così tutto il mondo scioccò. Vieni qui ti prenderò, il mio lavoro finirò. Sì, ti mangerò a colazione, miam miam miam. La musica però lo addormentò e Jack così scappò. Scese giù dalla pianta veloce e la sua ascia prese con sé. Tagliò l'arbusto a metà e il gigante cadde giù. Così anche la gallina e l'arpa poi, mentre il gigante scomparì. Jack riuscì a scappar da quel gigante che non sa cosa ha perso poi. Gallina ed arpa, amici suoi. La gallina poi le uova d'oro covò e Jack la mucca ricomprò. Così l'arpa sorrise e a cantar cominciò. Senti un po', wow! Un party organizzarono con i vicini pure sì. Così Jack famoso diventò e tutti lo conobbero. La mamma Jack finalmente salvò. Festa grande sarà, torte e latte a volontà.